Bella a tutti ragazzi, qui Paranormal Comics e benvenuti in questo nuovo video. Oggi apriremo tre bustine dei calciatori panini, più aggiornerò in questo video tutto il mio mazzo di doppie che è volumosamente aumentato. Penso siano circa 150, sono davvero parecchie. Allora, sbustiamo queste tre bustine, portatemi dal collega Simone, quindi lui che ha la mano fortunata, speriamo porti fortuna. Ecco qua la bustina. Io direi di procedere con l'apertura. Ok, partiamo subito con Non hai vinto, allenatore del Sassuolo Eusebio Di Francesco, che purtroppo già ho, però grande allenatore. Siamo avanti con l'Hellas Verona. Due portieri e il difensore, ma purtroppo l'Hellas Verona ho finito tutti i giocatori, quindi è doppia. Passiamo a Tonelli del Napoli, ottimo. La mano di Simone è magica. Poi abbiamo anche Antonio Candreva e Banega. Banega esce in ogni spacchettamento, esce Banega. Che doppio però, Tonelli e Candreva. Due buone su cinque, però fagli sono due giocatori fantastici. Tonelli col gol all'ultimo secondo, veramente ha fatto gioire tutta Napoli. E Candreva comunque è un grande giocatore. Ok, pacchetto. Magari mettiamo qui le carte trovate. Pacchetto mediocre, abbastanza buono. Magari mettiamo il super Tonelli davanti a tutti, che con quel gol agli ultimi 30 secondi è stato fantastico. Secondo pacchetto. Eccole qua le carte. Ok, non abbiamo vinto. Abbiamo qui. Oh, mi manca Cyril Theroux, attaccante di esperienza. Una bella montagna di 1,91 m. Davvero molto forte. Poi tre giocatori dell'Avellino che dovrebbero mancarmi, perché dell'Avellino ho davvero pochi giocatori, quindi penso mi manchino. Abbiamo qui una carta girata. È del Bologna ed è Mirante. Che forse no, probabilmente ce l'ho. La squadra della Roma che dovrebbe mancarmi è Mario Rui, due della Roma. Bene. Sembra lo stesso pacchetto del caro amico che spero vedrà questo video, Seggiolino55, che anche lui fa ottime aperture dei calciatori. Ha trovato le stesse due figurine, Mario Rui e poi la squadra, incredibile. Comunque Mario Rui dovrebbe essere tornato all'infortunio, la squadra della Roma comunque straordinaria. E saluto Seggiolino e lo ringrazio per i complimenti sotto l'ultimo video. Continuo così anche tu, eh. Ultimo pacchetto. Non abbiamo vinto l'allenatore Giampiero Gasperini. Mamma mia, allenatori tutti doppi. Poi abbiamo tre giocatori dell'Hellas che, come ho detto prima, non ci servono. Abbiamo Bastos, che forse mi manca. Abbiamo Aquilani, che mi manca. E Memusciai, che pure mi manca. Bene, nel Pescara ho veramente pochi giocatori. Ragazzi, bel pack opening, ho tre bustine, ma con la mano magica di Simone e del mio compare. Comunque sono dei bei giocatori. Allora, facciamo un piccolo recap. Allora, abbiamo trovato Memucciai, Aquilani, Bastos, giocatori dell'Hellas Verona, Giampiero Gasperini doppio, poi Mario Rui, squadra della Roma, Mirante, tre giocatori dell'Avellino, Cyril Theroux, Tonelli, Candreva, Banega, tre giocatori dell'Hellas Verona e poi Eusebio Di Francesco. Ok, bella sbustata. Comunque sono tre bustine, però sono state di qualità, dai, mi sono piaciute. Ora però passiamo a un'altra parte importante del video, ovvero dove vi mostro il mio grandissimo mazzo di doppioni. Eccolo qua. Allora, direi di partire subito. Sono davvero tante, voi nei commenti ditemi se c'è qualche carta tra queste che vi manca, potremmo appunto metterci in contatto per scambiare. Allora, partiamo subito da Rafael Toloi. Sportiello, che ho triplone. Poi abbiamo Gagliardini, Kurtic, D'Alessandro. Dividiamolo in due, sto mazzo che è veramente gigantesco. Ok, Emil Kraft, Nagy, Taider, Rizzo, Di Francesco, Floccari, la generazione Z del Bologna. Poi Bruno Alves, Mittante, Isla, Ionita, Di Gennaro, Marco Sau, Borriello, la maglietta del Cagliari e la squadra. Poi Chievo Verona, abbiamo Dainelli, Frey, Sardo e Etemai, Inglese, triplone. Passiamo al Crotone, Dos Santos, Ferrari, Dussenne,
Chrysetic, Roden, Stoian due volte, ok, Stoian due volte, Palladino, Trotta. Ok, mettiamolo un po' in ordine questo mazzetto. Comunque sono tantissimi doppioni. Allora, Manuel Pasquale, Dussé due volte, Saponara due volte, Pucciarelli e Girardino. Poi abbiamo della Fiorentina Lizzerini due volte, Checco Bernardeschi, Teio, la figurina speciale di Bernardeschi e Babacar e lo scudetto della Fiorentina doppio. Poi abbiamo la Manna per il Genoa, Brivio, Veloso, poi per l'Inter Miranda, Murillo, Ranocchia, Santon, mettiamo in ordine il mazzetto, Felipe Melo, Banega, Banega, e prendo anche l'altro Banega che abbiamo trovato oggi, sono addirittura tre Banega, eccoli qua, cioè esci in ogni spacchettamento c'è un Banega, incredibile, mamma mia che sfortuna ragazzi. Poi abbiamo Icardi, la figurina speciale dell'Inter, passiamo alla Juventus, abbiamo Lichtsteiner, Daniel Alves, Alex Sandro, Lemina, figurina speciale con Higuaín e Dybala. Passiamo alla Lazio, abbiamo De Vrij, Felipe Anderson speciale, la squadra e anche Simone Inzaghi. Passiamo al Milan con Mati Fernandez, Bertolacci, Montolivo, La Padula, Luis Adriano e la squadra. Passiamo ora al Napoli, parecchi doppioni per essere la mia squadra del cuore, di solito come si sa la legge dei calciatori panini è che trovi tutti i giocatori tranne quelli della tua squadra preferita, invece il Napoli comunque li ho trovati parecchi, soprattutto doppioni, abbiamo Luigi Sepe, Raul Albiol, Maximovic, Gulam, Maggio, Diawara e il mitico Marek Hamsik. Ok, poi abbiamo Bruno Henrique per il Palermo, ancora Henrique, Quaison, Diamanti. Per il Pescara Campagnaro, Vitorino e Muric, per la Roma Fazio, Florenzi, Nainggolan, Salah e Salah. Ok, direi di passare al secondo mazzetto, se lo lasciamo magari qua. Per il secondo mazzetto abbiamo la Sampdoria Silvestre, Viviano, Pavlovic, Schick, poi Sassuolo, Gazzola, Magnanelli tre volte, Missiroli. 2, ok, ma quanti doppioni del Sassuolo? Il Sassuolo sono quasi in via di finirlo, però non ne sto più trovando tante come all'inizio della collezione. Qui abbiamo Matri, poi due volte Castan, due volte Gioart, anzi no, tre volte Gioart, Magnanelli, Banega e Hart, addirittura quadruplone, mamma mia. Poi abbiamo Barreca, Adem Ljajic, i due giovani Lukic e Aramu e dello scorso spacchettamento abbiamo trovato anche Mihailovic doppio. Poi abbiamo sempre Danilo trovato nello scorso spacchettamento, Karnesis, Adenan e anche Zapata trovato nell'ultimo spacchettamento uscito sul canale. Qui abbiamo la squadra dell'Udinese e del Neri. Ragazzi, se questo video comunque vi sta piacendo, mettete un bel like, iscrivetevi e sostenete il canale perché stiamo portando veramente tanti contenuti rispetto comunque all'anno scorso. C'è stato anche quel periodo di pausa, quindi supportateci perché stanno uscendo davvero dei bei video e ancora altri video ancora più belli stanno per uscire. Abbiamo due volte Kalinic per la raffigura. Poi passiamo alla Serie B che scorro velocemente. Abbiamo Ascoli, Bari, Benevento, Benevento, ancora Benevento, Carpi, 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 la squadra del Cesena. Poi abbiamo Cesena, Cesena, Frosinone, Hellas Verona, di cui ho finito i giocatori. Poi abbiamo il Latina, ancora il Latina, poi il Novara, Perugia che ho finito totalmente anche con scudetto e foto di squadra. Pisa, Salernitana, Salernitana, Spal, Spezia, Spezia, Spezia. Poi abbiamo, si è distrutto il mazzetto, Ternana, Vicenza, Vicenza, Vicenza. Raga, questo è tutto il super mazzo di doppie. Se il video vi è piaciuto un bel like, iscrivetevi e alla prossima. Ciao ragazzi.